Ciao ragazze, benvenute a Glossy. Io sono Anna e oggi parliamo di trucchi da cerimonia o eventi o qualsiasi altro tipo di festa. Voglio spendere due parole per la scelta dei colori in relazione a quello che indosserete. Nella maggior parte dei casi voi cercherete di abbinare il trucco al vostro abito. Io vi do un suggerimento per essere più particolari e molto più eleganti. Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra un trucco da giorno da cerimonia e un trucco da sera da cerimonia. Chiaramente in questo caso andiamo a considerare la realizzazione di un trucco giorno. Io preferisco quasi sempre andare a legare i colori che sceglierò per la realizzazione del make-up ad un dettaglio del vestito piuttosto che al colore predominante, quindi ad una pochette, allo smalto, ad una collana o anche soltanto un dettaglio dell'abito. Sicuramente se indosso un abito rosso non andrò a realizzare un make-up rosso, o tantomeno se indosserò un abito viola non andrò a realizzare un abito viola. In questo caso, se io vado a indossare un abito con un dettaglio blu, andrò a richiamare questo piccolissimo dettaglio in un particolare del mio make-up. Come in questo caso ho scelto io adesso, ho soltanto richiamato quel dettaglio nella rima inferiore con una matita blu. E adesso vi spiegherò come realizzare questo tipo di make-up. Ok ragazze, adesso vi mostrerò di quali prodotti abbiamo bisogno per realizzare il trucco cerimonia di cui abbiamo precedentemente parlato. Abbiamo bisogno di una palette dai colori naturali, in questo caso utilizzo la Warm Neutral di MAC. Io utilizzo come primo colore questo luminoso molto chiaro e poi un color biscotto opaco. Abbiamo bisogno di una base primer luminosa, un eyeliner in gel nero, un mascara nero, una matita blu opaca, in questo caso utilizziamo la Skinny Fit numero 4 di Kiko, un ombretto per ridefinire le nostre sopracciglia, il 240 di Kiko è opaco ed è perfetto perché è un color cenere. Andremo ad applicare le ciglia finte, quindi ciglia finte e colla. Per quanto riguarda il viso invece utilizzeremo una terra opaca e un illuminante viso in polvere. Per le nostre labbra utilizzeremo un colore chiarissimo opaco e in questo caso utilizziamo Meat di MAC, che è un color carne abbastanza chiaro, e in abbinato un gloss aranciato che è il numero 52 di Chanel. I pennelli che andiamo ad utilizzare per il viso, in realtà è soltanto un pennello che andiamo ad utilizzare per il viso ed è un pennello da terra, e per gli occhi andiamo ad utilizzare un pennello da applicazione, un pennello da sfumatura e un pennellino angolato. Ok ragazze, cominciamo sempre allo stesso modo, quindi andiamo ad applicare la nostra base primer luminosa procedendo all'applicazione con le dita. Vi ricordo di portare il prodotto anche nella zona dell'arcata sopraccigliare. Lasciamo asciugare qualche istante e andiamo ad applicare il primo colore con un pennello da applicazione. Prendo il primo colore, lo scarico e vado a distribuire il colore, che è molto molto chiaro e naturale, sia sulla mia palpebra mobile che su tutto il resto della palpebra. Con il pennello da sfumatura successivamente vado a ridefinire la mezzaluna,
che è questa zona, quindi la zona che si crea tra la fine delle mie ciglia superiori e la piega palpebrale. E mi sposto piano piano all'interno della piega, sfumando dall'esterno verso l'interno. Il colore che abbiamo applicato nella zona della mezzaluna possiamo portarlo anche nella zona infracigliare inferiore, in questo modo. Ok, adesso con un pennellino angolato e il mio eyeliner in gel vado ad applicare generosamente il prodotto per ricreare un eyeliner abbastanza pronunciato. Parto dalla fine delle mie ciglia e traccio un primo segno in questo modo. Lego poi questo tratto fino all'inizio delle mie ciglia. Come potete vedere, ho ricreato una piccola coda che adesso vado ad allungare piano piano. Nel momento in cui arrivo a metà dell'occhio, procedo al contrario, quindi dall'interno verso l'esterno. Vado a legare l'eyeliner anche all'infracigliare inferiore. Ok. Vado a riprendere il dettaglio del mio abito con il colore abbinato. In questo caso io ho scelto un blu opaco, immaginando che tra i colori, insomma, del mio abito ci sia un azzurro polvere o comunque un blu non troppo presente, e vado a colorare la zona infracigliare con questa matita opaca. In questo modo avrò dato un accenno di colore senza esagerare. Procedo immediatamente con l'applicazione del mascara. Senza tralasciare le ciglia inferiori. Ed ora vado a ridefinire le mie sopracciglia con un pennellino angolato e un ombretto opaco. E vado ad applicare subito le mie ciglia finte. Ok, quindi ho applicato le mie ciglia finte e come potete vedere l'effetto è di un occhio molto molto più intenso, quindi molto molto più vistoso. Chiaramente per l'applicazione delle ciglia finte io vi rimando al mio tutorial specifico, in modo tale che sia semplice anche per voi procedere a questa applicazione.
adesso ci occupiamo della base. Chiaramente io ho realizzato prima il make-up occhi e adesso mi dedico alla mia base. Per il finish della mia base, che ho già precedentemente preparato, vado ad applicare una terra opaca e un illuminante. Quindi, per prima cosa, vado a marcare il mio zigomo con una terra opaca e vado semplicemente ad illuminare questa zona con un illuminante viso e utilizzo le dita. Ricordate di non sporcare la zona del contorno occhi, perché quella è una zona che deve rimanere opaca. Utilizzare le dita vi consentirà di essere molto precise. Ok. Per quanto riguarda le labbra, adesso andiamo ad utilizzare un colore molto molto chiaro, che è Meet di MAC. E chiaramente andiamo a dare un tocco di colore e di luce con un gloss aranciato. In questo caso utilizzo il numero 52 di Chanel. Adesso vi mostro subito il make-up realizzato interamente. Ok ragazze, questo è il risultato finale. Siete pronte per la vostra cerimonia, per il vostro evento? Ricordate sempre che basta un accenno di colore per essere particolari ed eleganti. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Glossy. Ciao!